Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo secondo episodio della Destiny Challenge. Ragazzi, oggi vi porto questo episodio nel bel mezzo della settimana perché il primo episodio a livello di like è andato benissimo. Siamo quasi arrivati dopo il primo giorno a 400 like, ragazzi, una cifra esorbitante. E quindi sono stato praticamente costretto a portarvi anche quest'oggi un video dedicato a questo fantastico progetto. Ragazzi, se volete altri video settimanali, proviamo a raggiungere gli stessi mi piace dello scorso video, ossia 400, giù di lì, non sono esattamente 400 ma circa. Se raggiungeremo 400 like anche in questo video e se comunque in generale vedrò che la serie continuerà ad avere un proselito abbastanza alto, io ve la porterò in sostanza molte più volte. Mi sono inceppato nel bel mezzo della frase, ma ragazzi, nello scorso episodio abbiamo ottenuto due bonus. Uno grazie alla vittoria sull'episodio, in pratica non abbiamo mai perso una volta nell'intero video, e uno grazie alla sconfitta del rivale. Ho già riscattato lo strumento che dovevo prendere, mi avete consigliato tanta roba ragazzi, mi avete consigliato la squama drago che non esisteva in questa generazione e per Sidra non serve. Mi avete consigliato il condividi esperienza, ma non l'ho preso perché non volevo facilitarmi le cose. E alla fine ho deciso, ragazzi, di prendere ciò che non ho preso. Ok, perfetto, ho caricato il salvataggio sbagliato. Ora va molto meglio, ragazzi. Ho deciso di prendere la ricarica totale, per l'appunto, per il semplice fatto che oggi andremo ad affrontare Brock. E sarà davvero difficile, perché vi ricordo, la difficoltà di questo gioco è aumentata esponenzialmente del 25%. Ma ragazzi, non è finita qua, perché ricorderete sicuramente che nello scorso episodio abbiamo ottenuto Sidra come starter, ma ragazzi, abbiamo da riscattare un altro Pokémon random e adesso andremo a vedere di chi si tratta. Ok ragazzi, sono andato a prendere il mio telefono con le due app. Numero 36 all'inizio del Pokédex. No, non è Shazam quello che devo aprire. Andiamo a vedere chi è il numero 36, ragazzi. È abbastanza vicino all'inizio, quindi non vorrei che sia un tumore se magari l'app si decidesse di caricarsi. Ok, perfetto, numero 36, ti prego, qualcosa di buono. Oh cazzo, Clefable. Va bene, ok, potrebbe tornarci utile. Vi ricordo ragazzi che lo prenderò 3 livelli sotto al Pokémon migliore, quindi al livello 12. Non so quanto ci possa tornare utile, spero un pochino. E ragazzi, 3, 2, 1. E ok ragazzi, ecco qua il nostro Clefable livello 12, vi faccio vedere velocemente le mosse. Abbiamo morso, pistola acqua, meditazione, martellata, come al solito le ho fatte casuali. Ragazzi, siamo pronti per affrontare Brock. Vi ricordo che battendo il capo palestra potremmo ottenere un Pokémon random, un altro in aggiunta a quello che si otterrebbe se si dovesse superare l'episodio indenni da sconfitte. Mi raccomando ragazzi, continuate a sostenere la serie con un bel mi piace. Come ho già detto inizio video, io partirei subito a raffica con Clefable perché oggi lo sento carico. Ah sì, per gli strumenti mi avete consigliato anche una pepita per poi rivenderla, ma mi sembrava un magheggio un po' troppo infame, quindi ho deciso di non farlo. Allora ok, primo allenatore, ti prego livelli con calma. Porca troia, livello 14. Ok, però ho morso. E lui ha fuoco pugno, ma m'ha fatto malissimo. Iniziamo male, tra l'altro vedete le tre vite ragazzi adesso. Abbiamo iniziato molto male. Brutto colpo, che culo. Ok, Jinx, fermi. Livello 14, merda. Aia, per forbecco farà malissimo. No, ok, l'ho retto, pensavo peggio sinceramente. Per forbecco, brutto colpo. Raga, sto Sidra è troppo forte, no, a parte gli scherzi. Comunque, allora, l'allenatore era a livello 14. Io non oso fottutamente immaginare che livello sarà Brock, non, veramente. E ragazzi, tra l'altro ho deciso che non mi allenerò fuori parte. Terrò tutti i livelli che avrò all'interno del gioco. Qualsiasi alzamento di livello, se così si può dire, non lo so, rimarrà per l'appunto all'interno di qualsiasi video. Quindi ragazzi, mi sto cagando addosso. Brock, ti prego. Ti prego Brock, sarà allora il più forte che avrà secondo me a livello 16. Il nostro più forte a livello 16, però lui ha pure due Pokémon, no, vediamo un po'. Executor, tra l'altro mica Executor, non so cosa posso fare contro sto coso. Livello 15, livello 15 ragazzi, raggio Aurora, aia. Cala l'attacco, ok, fermi, questo è un problema. Aumenta.
Ok, diciamo che non è iniziato benissimo questo episodio, dai, e mo c'è un altro, raga. Spiegatemi come faccio! Come faccio io? Tua nonna, guarda se non c'hai... Livello 18! Ok! Mi stai dicendo che devo liberare Clefable, che ho appena ottenuto. Grazie vita! No, davvero! Sei uno spettacolo! Libera! Devo depositare Clefable e liberarlo, sono tornato 2 vite! No, spettacolare! Allora, ragazzi, urge un po' di allenamento, perché altrimenti Brock qua non lo si batte. Siete d'accordo con me, spero. Ho perso un'altra vita. Ok, perfetto. Allora farò un brevissimo taglio, che in realtà durerà 400 anni. Mi alleno un po' nell'erba alta e poi vediamo che cosa combinare contro Brock, che raga, non è legale sta roba. Raga, non ci credo. Durante il grinding è apparso, però sto giro non lo devo ammazzarlo male. Mi spiace. Ragazzi, ho portato Sidra al livello 20. Adesso ci proviamo. Vi ricordo che abbiamo due possibilità, considerando anche la vita bonus. Allora, con Sidra. Grazie, Rom. Sempre sei fantastica quando ti blocchi. Ragazzi, se non ci riesco con Sidra al livello 20, è un problema. Un problema abbastanza grave, tra l'altro. Allora, dai, Brock, forza. Io credo in Sidra. Credo in Sidra, forza, per forbecco. Tripletta, non mi scottare, non mi bruciare. Ok, perfetto. Il primo passaggio è stato fatto, raga. Articuno. Ora, io potrei. Proviamo un per forbecco. Smog. Io potrei provare a fare pazienza. No, no, no. Fai smog. No, fermo, devo curarmi, devo curarmi, devo curarmi, devo curarmi. Ok? Merda, merda, merda. Lo sto pigliando in culo. Lo sto pigliando in culo un'altra volta. L'ho pigliato in culo un'altra volta. L'ho pigliato. No, è troppo forte, raga. Oddio! Non ci credo! Non ci voglio credere, ha funzionato! No, mi sta venendo da piangere. Pansy, questo si chiama. Mi viene da piangere. Non ci credo. Non so neanch'io come ho fatto. Non ne ho idea. Ironia della sorte, la MT è pazienza. Vediamo, contiene tuononda. Il cazzo che è pazienza. Oh santo cielo. Oddio, miracolo provvidenziale. Veramente. Un miracolo. Allora, fermi, dobbiamo proseguire, raga. Abbiamo battuto il capo palestra, quindi abbiamo ancora 2 vite. E per il prossimo episodio guadagniamo un Pokémon in più, visto che siamo morti. E avremo 3 vite. Ok. Ok, perfetto. Allora, fermi. Fatemi prendere un po' di rimedi. Datemi. No, mi mancava un antiparalisi, se non ricordo male. Datemi un antiparalisi, vi prego. E un'antiscottatura. Ok. Ok, devo andare al monte. Stavo dicendo Monte Corona. Devo andare al Monte Luna solo con Sidra, aspettando il prossimo episodio di avere un altro Pokémon. Oddio, fatemi. Dovrei riprendermi un attimo, però sto proseguendo come un pazzo. Ok. Oddio, alla faccia di quelli che mi dicevano che era facile, stavo già per perderla sta serie. È stata solo una botta di culo. Allora, innanzitutto botta di culo che in allenamento ho imparato pazienza per prima cosa. E poi, guarda, lo Zapdos, una roba allucinante, fango. Ma tua mamma è un pezzo di fango, tua mamma proprio, ma una fanghiglia, altro che un pezzo di fango. Per forbecco. Ok. Gesù Cristo, raga. Cioè, veramente, meno male che era facile sta serie. Meno male che c'è gente che mi ha pure scritto che il 25% era facile. Brock a livello 18, che se non mi allenavo perdevo. Marowak.
Oddio, raga, devo respirare. Devo respirare. Io spero di non avervi sfasciato le orecchie. Però veramente dovete capirmi che è stato un infarto. Pensavo di averla già persa sta roba. Allora, per Forbeco Butterfree dovrebbe andare giù. Perfetto. Gli allenatori normali sono semplici, ma raga, il capo palestra, cioè ho rischiato veramente di prenderlo in quel posto. E nel prossimo episodio, se non perdiamo un'altra volta, se non perdiamo contro qualche allenatore, guardalo Raichu, questo qua c'era sicuramente una stab veramente allucinante, mandalo giù ti prego. Confusione, ok. Nel prossimo episodio ripartiremo esattamente come in questo. Praticamente non abbiamo fatto né passi avanti né passi indietro. Anzi, vi dirò di più, abbiamo fatto un passo indietro perché non abbiamo più la nostra ricarica totale. Ho dovuto utilizzarla, raga, altrimenti veramente l'avrei persa sta battaglia. Vulpix, psicoraggio, dovresti morire. Ok, Noob, madonna, raga. Tra l'altro sono al livello 24, che è illegale. È illegale il livello 24. Per il prossimo episodio ci avrò un Pokémon che sarà, non sarà né in cielo né in terra, veramente. Però raga, poi per Misty sarà veramente un problema. Sarà un problema affrontare Misty. Io veramente c'ho già l'ansia. Vuol dire che, allora, se vuol dire, raga, che sarà a livello 27 Misty. Sarà una roba allucinante. Avrò bisogno di molte, molte più forze di quelle che ho avuto adesso. E siamo arrivati, credo, alla fine del Monte Luna, sì. Cioè, alla fine del percorso per il Monte Luna. Qua, se non ricordo male, no, forse era in Pokémon Rosso Fuoco che c'era uno strumento nascosto. Oh, madonna. Oddio mio, fatemi vedere che selvatici ci sono così per sfizio. Attenzione alla randomizzazione ignorante che colpisce ancora. Drowsy, magari portiamo Sidra al livello 25, perché raga non mi fido a sto punto. Considerate che nel monte ci sarà anche il Team Rocket, quindi non sarà così facile. Madonna che roba. Livello 25, ok. Il Rocket, ciao comunque. Allora, fermi, facciamo una cosa prima di concludere l'episodio. Andiamo al market, facciamoci un rifornimento generale di roba tipo due fune di fuga che potrebbero tornarci utili. Qua i repellenti non li vendono, non penso che ci sia altro da fare sinceramente. Vediamo se Sidra può imparare Tuon Onda, che potrebbe tornarci utile. No, è incapace purtroppo. Vendo le Pokéball, raga, tanto vi ho detto, non ci servono in questa serie. Il fondamento dei giochi Pokémon, ossia le Pokéball, vanno a puttane in questi video. E ok ragazzi, allora direi di tornare al Monte Luna. E nel prossimo episodio proseguiremo, levati ti prego, proseguiremo potendo giovare di un bonus, ossia di un Pokémon random ottenuto grazie alla vittoria su Brock. E ripartendo dal prossimo episodio con ben 3 vite ragazzi, ossia 2 Pokémon più la vita bonus dell'allenatore che non ci siamo ancora giocati. Che tra l'altro, fra parentesi, se ce la giochiamo perdiamo, vuol dire che schiatta l'allenatore, quindi schiattiamo noi. E nulla, che altro ragazzi, nel prossimo episodio ci sarà probabilmente la battaglia con Misty, visto e considerato come siamo messi a livelli. Io c'ho veramente paura, ora forse ho esagerato dicendo livello 27 Misty, però penso che al 25 ci arrivi tranquillamente, se non 26. Quindi ragazzi, preparatevi perché il prossimo episodio sarà spettacolare. Vi ricordo che se volete gli episodi infrasettimanali dovete lasciare tantissimi bei mi piace e sostenere... mi piace, sono diventato arabo. Tantissimi bei mi piace, sostenere tanto questa serie. Ecco, visto che nel primo episodio avrete apprezzato molto anche le modifiche alla regole. Alla regole, alla, vedete che ve l'ho detto, sto diventando arabo, titolo clickbait. E nulla, mi raccomando, per l'appunto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Se non avete premuto ancora la campanella qui sotto, mi raccomando, fatelo per rimanere sempre aggiornati sui feed. E passate dai social per invece rimanere aggiornati su ciò che succede nella mia vita al di fuori di YouTube. E in generale, ragazzi, per conversare con me e con altri YouTuber nel nostro gruppo Telegram, che è davvero una cosa carina. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.